Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Questo sarà il video giveaway. Infatti, come vi avevo promesso, raggiunte le 1000 iscrizioni, avrei aperto un nuovo giveaway. Ringrazio a tutte voi una a una e vi mando un forte bacio perché davvero non mi aspettavo di arrivare a tanto. Sono davvero contenta. Prima di iniziare, ho visto che molte ragazze nella preview della Trend Edition di Essence dedicata a Twilight mi hanno chiesto informazioni riguardante al concorso Vinci con Essence. Ho mandato un'email all'agenzia che mi manda le rassegne stampa tramite email e gli ho chiesto perché molte di voi sono andate sul sito e anche io stessa sono andata sul sito a controllare e non c'era niente. E gli ho scritto che comunque voglio informazioni per poterle fornire a voi. La ragazza Chiara, che ringrazio, mi ha risposto che il concorso inizierà dal 14 novembre al 14 dicembre, quindi dalla data precisa dell'uscita del film in Italia. E secondo me sarà una domanda inerente al film che uscirà, quindi se volete partecipare andate a vedere il film e insomma rispondete alla domanda che vi viene fatta. E niente, vi volevo dare questa informazione perché molte di voi me l'hanno chiesta, non sapevo come co cosa rispondervi se non di andare ogni tanto a vedere sul sito. E stamattina io ho mandato un'email per chiedere informazioni, insomma, perché non c'era questa domanda. Fortunatamente mi ha risposto su e quindi inizia dal 14 novembre al 14 dicembre. Iniziamo subito con il video per quanto riguarda il giveaway e i vostri premi. Allora, innanzitutto tutti i premi li ho racchiusi in questa pochette floreale piena di fiorellini di ogni genere. C'è anche una farfallina molto comoda e pratica pure da portare in viaggio. L'andiamo ad aprire e iniziamo col mostrarvi i premi. Il primo premio che vi voglio far vedere, l'ho preso a caso, è questa crema che mi ha inviato la Naturvaren per pelli miste o grasse e insomma riduce le impurità sul viso. Non l'ho utilizzato perché ho utilizzato quelle lì per pelli secche, le ho messa da parte per voi per farvela provare. È un full size e c'ha l'erogatore a pompetta. Ed è un prodotto naturale. E per coordinare, insomma, questa crema, ho comprato una saponetta che potete utilizzare per detergere il viso, dei provenzali, specifica con aloe ed argilla, specifica per pelli miste e grasse e sempre per purificare la vostra pelle. E ho preso questa qui. Poi, come sapete, sono andata in Grecia e vi ho comprato i loro saponi tipici. Secondo, sono questi qui. Questo è all'olio d'oliva e quest'altro qui che ho comprato in un negozio di saponi. Questo qui l'ho preso in profumeria. Questo qui vendeva solo saponi. È all'olio d'oliva con vaniglia. Tutti e due hanno un profumo davvero buonissimo e sono molto buoni come saponi. Li ho provati perché li ho comprati anch'io e sono davvero ottimi. Io li uso per lavare il viso, detergere il viso e sono davvero buoni. Poi vado a caso, vi ho preso lo smaltino che c'era. Scusate innanzitutto che non sono truccata, però non era previsto fare video. Ho deciso di girarlo oggi e quindi sto a casa e non mi vedete truccata, perdonatemi. E questo qui è quello della collezione New in Town. Il numero è il 133 On My Glitter ed è un lilla pieno di riflessi che ovviamente non si vede. È pieno di riflessi fucsia e blu, è davvero molto molto bello come smalto e sono gli smaltini nuovi di Essence Color e Goma. Questo di preciso è quello che c'era nella collezione New in Town. Poi vi ho preso, sempre in Grecia, in profumeria, questo balsamo labbra all'olio di oliva e protezione solare, se non sbaglio. Sono prodotti naturali, quindi senza parabeni e silicone, ci ho tenuto a specificare il commesso, ed è questo qui. Comunque è un balsamo labbra, con l'arrivo dell'inverno fa sempre comodo.
ho preso altri due smaltini, ora ve li faccio vedere, li ho preso. Allora, e c'è questo qui, della Dolce Sguardi, la linea fluo, ed è questo giallo fluorescente perlato, molto carino. Purtroppo non si nota la perlescenza dello smalto, ma è davvero, davvero carino. È un colore pazzo, non ve l'avevo mai preso e ve l'ho preso, insomma, mi ha colpito. E poi vi ho preso, questa qui è una marca greca, la Beauty Line Cosmetics, ed è un color salmone fluo. Sembra un color salmone pesca classico dal video, ma in realtà è molto più acceso. Davvero molto, molto bello. E sì, mettiamo qui. Poi vi ho preso questi due mono della Lovi, questi due mono qui. Questo è quello lì che ho anche io con i glitterini tipo marble. E quest'altro qui è un duo che mi è piaciuto, mi sono piaciuti i colori, cioè questo dorato e questo bronzo che sono davvero molto molto belli. E sono della Lovish e Shadow, una marca greca che vi ho preso lì. Poi, secondo che mi sa che devo chiudere. I muratori. E poi vi ho preso questo profumino della Dark Pulse for Woman ed è una fragranza, cioè è il dupe esatto di Black XS di Paco Rabanne. E la confezione è piccolina, quindi è un profumino da borsa che potete insomma trasportare facilmente e ha un profumo davvero buono. Ho provato il tester d'acqua e sapone ed è davvero carino. Io ho preso un'altra profumazione, quella lì in giallo, che già vi ho fatto vedere in altri video. Lo vedete così perché partono tutti da qui, non ho capito per quale motivo, e insomma c'è uno spreco di prodotto assurdo perché potevano almeno farlo fino a qua sopra, però pazienza. Ed è questo qui. Poi vi ho preso questo lucida labbra con tutti questi fiorellini secchi all'interno. Mi è piaciuta tantissimo la confezione, trasparente e profumato o alla frutta o ai fiori, non mi ricordo. E mi ha colpito la confezione che non l'avevo mai visto e ve l'ho voluto prendere, molto simpatico. Poi un lucido labbra trasparente, insomma, fa sempre comodo. Questo qui è il tipo quello lì roll-on con la pallina di ferro. Ed è questo tipo qua. Poi vi ho preso un pennello da correttore, questo qui, simile a quello che ho anch'io. Poi vi ho preso la palettina della Giorgia Dior, questa qui è quella che ha riscosso tantissimo successo nel giveaway scorso. Ed è con tutti questi colori caldi, molto bella, con il viola, l'arancione, il bronzo, sono davvero molto, molto belli. E vi ho preso, insomma, questa qui. E vi ho preso questo mono della Yancy, che è un color top stupendo. Non ve lo apro per paura di fare danni. Infatti, non ho su aprirlo. Ma è molto molto carino, molto glitterato, davvero bello. Questo qui. E poi vi avevo preso quest'altra palettina, però è accaduto un misfatto. Nel senso che avevo tutti i prodotti nelle bustine, poi sono andata a prendere queste bustine e per metterle insomma nella pochettina mi è caduta e si è scalfita. Quindi se ve la faccio vedere. Secondo.
Ha dei colori davvero molto belli. C'è un bianco glitterato, un verde acqua, un blu avion, anzi un blu cobalto, questo qui, un blu avion e questo il viola, quello insomma recriminato che mi è caduta. E c'era insomma nel concorso questa qui. Mi dispiace insomma che sia venuta a creare questa cosa. Comunque, se non vi fa piacere riceverla, non vi preoccupate, ne comprerò un'altra. Questa qui era l'edizione Daria. Ora ve la faccio vedere. Non so se la ritroverò perché ve l'ho presa tempo fa. È stata mesi e mesi nel cassetto conservata per voi. E cosa è venuta fuori? Che l'ho presa per mettervela nella pochette e mi è caduta. Quindi fatemi sapere, ragazze, per questa palettina qui al limite. Nei commenti se vi può far piacere riceverlo o meno, perché mi dispiace perché sembra che vi voglio regalare sempre cose rotte, ma non è così. In ogni caso, me lo scrivete, io provvederò a prendervi qualche altra cosa, qualche altra palette e vedrò di cercare questa qui, anche se è difficile perché ve l'ho presa tempo fa. Mi hanno colpito molto i colori, sono davvero molto belli. Poi il viola quest'anno va tantissimo, come queste tonalità del blu sono molto particolari. E niente ragazze, questo è quanto. Per partecipare a questo giveaway bisogna essere iscritte al mio canale, mettere questo video tra i preferiti e lasciare 5 commenti. Io vi mando un forte bacio, spero che i premi vi sono piaciuti e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!